In questa sessione di rilassamento guidato, io sono Chiara ed oggi, se vorrai, ti accompagnerò in un viaggio all'interno del tuo subconscio. Per prima cosa, consiglio di stenderti oppure di sederti nel modo che più ti è comodo. Rilassa la testa, la schiena, le gambe. Prenditi un momento. Lasciati guidare dal suono della mia voce. Per prima cosa, iniziamo a rilassare il nostro respiro. E abituarlo alla respirazione. Butta fuori tutta l'aria che hai in corpo. Inspira contando fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ora butta fuori. Butta fuori 1, 2, 3, 4, 5. Puoi decidere di aumentare il numero di secondi durante l'inspirazione e l'espirazione a tua completa discrezione. Inspira ed espira. Mentre respiri, lascia che l'aria raggiunga tutte le parti del tuo corpo. Pensa al flusso d'aria che passa dalla gola e scende giù fino ai piedi, si dirama fra le dita e poi torna su per le caviglie, le ginocchia, i fianchi, i tuoi polmoni, lo raccolgo. E poi butti fuori tutto ciò che di negativo è stato raccolto durante il suo viaggio. Dentro. Fuori. Dentro. Fuori.
Immagina il tuo corpo, disteso oppure seduto. Immagina i tuoi piedi, visualizzali nella tua mente. Riconosci qualsiasi tipo di fastidio, formicolio, sensazione. Rilassa i tuoi piedi, che diventano pesanti sul terreno. Le caviglie guardale, riconoscile e lasciale andare pesanti sul terreno. I polpacci, le ginocchia, abbandonali pesanti sul terreno. Le cosce, la vita, i fianchi. Osserva qualsiasi sensazione che puoi avvertire. Non giudicare, osserva semplicemente e poi abbandonali pesanti sul terreno. La pancia, lo stomaco, schiena si fanno pesanti, sempre più pesanti, e allora abbandonali, lasciali andare sul terreno. Il tuo petto, le braccia, le spalle. Sul terreno. Poi il collo, il viso, la nuca. Lasciali andare, abbandonali. Profondamente rilassato. Dentro di te avverti solo pace, solo serenità. Senti di essere al sicuro, lontano da tutto e da tutti. Un profondo senso tranquillità ti pervade e sei pronto per andare oltre.
visualizza nella tua mente te stesso. Dove sei? Sei a casa? All'aperto? Cosa c'è? Sicuro. Sai di essere protetto. E sai una missione da compiere. Sei qui per entrare in contatto con la parte più profonda di te, con il tuo subconscio. Con il tuo io. Profondo e segreto, colui che costituisce la tua essenza, che ti guida silenzioso nelle tue giornate. Lo vuoi incontrare? Di nuovo. Invoca il tuo io più profondo. Chiamalo a gran voce con la tua mente. Ed ecco che comparirà davanti a te. Il tuo io può avere qualsiasi forma, qualsiasi età, può essere uguale a te oppure una versione più piccola. Più grande di te può assumere le sembianze di un'altra persona, una persona che ti è vicina, che sai che ti vuole bene, può essere qualcuno che non conosci, il tuo angelo. Nascosto e silenzioso. Chi è? Chi c'è di fronte a te? Il tuo io. Saluta con un largo sorriso, è felice di vederti ed è molto, molto contento che tu l'abbia finalmente raggiunto. Gli mancavi,
tuo io vuole solo il meglio per te. Ma a volte le sue parole, le sue idee, i suoi consigli non raggiungono la destinazione desiderata. Non arrivano a te. E forse, se mai ti sei sentito smarrito nella vita, sei percepito non essere dove avresti voluto e di non fare ciò che avresti desiderato. Non è colpa tua, non è colpa del tuo io, non è colpa di nessuno. Cosa vuoi fare? Dove vuoi essere? Perciò, cosa aspetti? Fai la domanda al tuo io. Chiedigli ciò che desideri. La prima cosa viene in mente. E lui ti risponderà dicendo solo e soltanto la verità. Cos'è? Sei felice? Che cos'è per te la felicità? Tutto ciò che ti viene in mente, i pensieri che emergono e scorrono e si nascondono e si confondono. Questa è tutta verità. Non puoi mentire a te stesso. Tuo io ti sorride e ti abbraccia perché ora siete allineati. Ora sai cosa vuoi, chi sei, dove vuoi essere. Prima di salutarti, metti la mano in tasca e tira fuori un oggetto. Te lo dona. Tenendolo fra le tue mani, scopri un messaggio
sapere immediatamente cosa significa per te questa parola. Oppure no. Oppure il suo significato è sconosciuto e ti sarà rivelato solo in un secondo momento. Conserva il messaggio dentro di te, consapevole che prima o poi ti sarà svelato. Ora devi tornare indietro. Saluti il tuo io. E lui si dissolve lentamente a partire dai piedi su per le gambe. La vita, le sue braccia, diventa tutto sempre più trasparente. I suoi occhi ti sorridono un'ultima volta, prima di svanire. Tu sai che è ancora lì e ci sarà sempre dentro di te e potrai fargli visita tutte le volte. Anche il luogo intorno a te lentamente scompare e ti accorgi che anche tu stai svanendo. I tuoi piedi, le tue gambe, la tua vita. Si fanno sempre più leggere, più trasparenti. Ed ecco che senti di essere tornato nel tuo corpo fisico, che è rimasto pesante sul terreno. Respira, respira, respira. Prendi lentamente coscienza. Muovi le dita dei piedi e delle mani. Rotea le caviglie. Sveglia piano piano tutto il tuo corpo. E solo quando sei pronto, apri gli occhi lentamente, senza fretta. Custodisci il senso. Proteggere dentro di te. Saluta con un sorriso il resto della tua giornata e della tua vita, che saranno meravigliosi. Se vorrai, potrai sederti incrociando le gambe sotto di te. Distendi la schiena per un attimo e infine
congiungi le mani davanti al tuo petto. Trai un profondo respiro. E infine, chinando leggermente il capo, salutiamo la nuova. Ci vediamo presto.